Allora, un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, quel posto brutto dove non vi consiglio di andare perché trapanano le persone vive, addormentate, anestetizzate, ma vive, brutte persone. E in questo video, dopo aver trattato più di 4.000 pazienti ogni anno per incidenti stradali, PRE in stadio avanzato, chirurgie fatte male dagli altri dentisti, abbiamo rifatto tutte le bocche, oggi parliamo in questo video di una grande estinzione di massa che ci sarà alle porte, scopriremo tra poco di chi, subito dopo il video. Vi faccio vedere adesso un video, dopodiché iniziamo la vera e propria lezione. Spegniamo la luce. Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove ogni anno realizziamo più di 4.000 bocche complete su impianti dentali di pazienti che hanno perduto completamente i denti. Quello che stiamo facendo qua oggi è un'impronta digitale, come vedi qua a monitor, di un paziente che ha posizionato 6 impianti dentali e come vedi abbiamo proceduto con lo scanner introrale con la scansione di quelli che sono i tessuti gengivali e tra poco posizioneremo sopra agli impianti dentali stessi e questi pin in titanio che ci diranno esattamente dove sono gli impianti dentali inseriti. Nella bocca del paziente vengono fissati sopra gli impianti questi rilevatori di posizione e nel monitor del computer puoi vedere che il software identifica la posizione corretta nella bocca del paziente degli impianti dentali. Questa posizione è fondamentale poi per iniziare quella che è la procedura di lavorazione del progetto dei denti nuovi del paziente. Questo che vedi qua è il futuro. Questo è l'apparecchio iCam 4D che ci permette di realizzare una scansione di dove sono stati posizionati gli impianti dentali e attraverso internet di andare a trasmettere nel mondo o dal mondo, questa è la grossa implicazione di cui parliamo in questo video, le impronte degli impianti dentali. Il paziente, come vedi, sta venendo completamente digitalizzato. Abbiamo qua che sta venendo fatta l'impronta delle gengive del paziente e dopodiché andremo a prendere l'impronta degli impianti dentali. Tutto questo viene combinato in cloud e verrà quindi trasmesso. Vieni con me, ti faccio vedere. Qua abbiamo in postazione i ragazzi che si occupano della telemedicina. I dati verranno caricati qua sul nostro software di progettazione e come puoi vedere abbiamo un software dove vengono caricati i dati e eseguita la progettazione dei denti. La progettazione la possiamo eseguire qua da noi oppure dall'altra parte del mondo, da New York, da Londra oppure dall'Australia. Possono connettersi i nostri designer e andare a creare quelli che sono i design dei denti. O viceversa, noi possiamo ricevere con questo apparecchio i dati da New York o da Londra o dall'Australia, andare a produrre il design dei denti e mandarlo indietro. Oppure un'altra cosa che possiamo fare, vieni ancora con me, te la mostro, e andare direttamente a produrre qua i denti da montare nella bocca del paziente che si trova a Londra o a New York. Vedi, qua siamo nel centro di produzione dei denti e qua vedi i robot che vanno a produrre i file tridimensionali che nel software erano stati progettati. E qua dalla polvere di titanio vengono fuori le barre in titanio che serviranno poi per creare i denti. Qua di fianco invece abbiamo i robot che vanno a fresare dai dischi di zirconio quelli che saranno invece i denti da mettere sopra alle barre in titanio. Lo stesso possiamo fare per esempio con i denti provvisori. Noi possiamo andare a creare dei denti provvisori, in questo caso in PMMA, da mettere in bocca del paziente dopo la chirurgia. Capisci quindi come sta cambiando il mondo? Il mondo sta andando molto velocemente e tutta quella che è la produzione
del dentale sta subendo gli effetti della rivoluzione robotica che cambierà completamente il mondo della odontoiatria. Si possono oggi fare impronte ai pazienti di New York, possiamo ricevere noi i file, possiamo creare con il robot i denti e mandarli con DHL o UPS direttamente a New York. Io ti faccio un saluto qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Se sei anche tu uno di quei pazienti che necessita di ricostruire completamente la bocca e cerchi un centro avanzato tecnologicamente che usa gli ultimi protocolli, troverai qua i riferimenti per contattarci. Ciao! Di questo ne parleremo più approfonditamente poi le prossime settimane, di quello che stiamo preparando per fare le rigenerazioni dei denti. Un click, cioè i file in cloud, prendo solamente l'impronta del paziente e si rigenera l'arcata nuova, che le posso rigenerare infinite volte. L'importante è lavorare col digitale. Quindi la telemedicina, che abbiamo visto qua in questo video, è una parte della storia, perché per trasmettere i dati devi averli prima di tutto digitali. Io non posso trasmettere un libro fisico via mail. Ho bisogno prima di digitalizzarlo, poi lo posso trasmettere in fisico, il libro. Se io lo scrivo direttamente in digitale, posso anche modificarlo rapidamente il libro. Se invece prima lo stampo, è difficile inserire una foto dentro il libro. No, devi riniziare da capo. E questo è quello che succede con i denti. Per noi produciamo oggetti fisici che hanno determinate forme, che hanno quindi una loro fisicità, dove per poter fare delle modifiche bisogna, riniziare da capo. Se invece io faccio le modifiche di questo oggetto quando ancora non è nato nel mondo fisico, è molto più semplice. No, faccio il testo corsivo, con un click faccio più spaziato, con un click metto le dimensioni del testo, con un click ingrandisco i denti, li faccio più rotondi, li sposto un po'. Poi cosa faccio? Stampo un draft, quella che si chiama la bozza, e vedo più o meno come sta venendo. No, nella bozza trovi tanti errori delle volte, meno male che non l'hai stampato il libro, ma per questo è meglio avere una stampante economica con cui stampi la bozza. Prima di arrivare poi alla fine del libro, alla parte definitiva, è importante che cosa fa? Avere una stampante economica dove mi confronto con più persone, magari del team con cui sto scrivendo il libro, e vediamo come può essere migliorato, implementato. È lo stesso che abbiamo fatto per esempio con un ragazzo che non vedo per oggi qua in stanza, che aveva il desiderio di avere i miei denti. Ok, questo è un qualcosa che si può fare col digitale. Ok, se io faccio una fotografia dei miei denti tridimensionale, quella che si chiama la scansione, posso poi col computer giocare, qua ci sono i tuoi impianti, la metto lì sopra, aggiusto la maschera, faccio un po' più larghi, li adatto e poi li posso provare. Prima stampo dei denti in plastica, li proviamo in bocca, sono tutti storti, allora dobbiamo modificare questo, quello è il draft, serve per vedere in fisico quello che più o meno è l'inizio della scrittura del libro e iniziare a fare tutte quelle modifiche che ci portano verso la parte finale. Però poi i libri si deteriorano o si rompono, si tagliano le pagine e si possono perdere i libri, può succedere qualsiasi cosa, si ingialliscono i libri, no? È meglio avere una copia digitale dei libri, così se voglio la posso stampare infinite volte, quante volte voglio. Però mi serve internet e mi serve la mail per poter inviare magari al centro stampa la nuova copia del libro da commissionare. A quel punto avrò due strade: o mando il file del libro alla copisteria professionale che mi fa avere il libro con materiali più sofisticati, oppure ci avrò a casa delle stampanti dedicate che mi stampano il libro. Ok. In futuro le stampanti costeranno sempre di meno, tutti avremo a casa stampanti per produrre oggetti. Dico sempre, ti comprerai i file da IKEA delle posate e te li stamperai a casa, ti stampi le posate.
non compreremo più gli oggetti, ma compreremo i file degli oggetti e potremo stampare quello che ci serve a casa, ci potremo stampare i piatti, ci potremo stampare le ceramiche, anche si potranno stampare già, ora sono uscite delle stampanti per stampare la ceramica, che sono praticamente resine riempite con ceramica, che poi tu la lucidi uguale alla ceramica, non la distingui. E, per fare questo abbiamo bisogno di designer che producono le forme degli oggetti, che sarebbero gli scrittori nel mondo dell'editoria, okay? E abbiamo bisogno anche delle stampanti. I designer sono quelli che fanno le nostre forme dei denti, però le salvano poi su un computer quelle forme, e quindi noi abbiamo salvate per sempre, memorizzate quelle che erano le forme dei denti. Poi possono il robot andare a cambiare la cialda che uso per produrre i file, per produrre in fisico quelli che erano i file 3D digitali. Posso mettere diversi materiali e quindi stampo il libro con diversi materiali. Per esempio posso scegliere una carta piuttosto che un'altra, posso stamparla a colori oppure in bianco e nero, posso stamparlo magari con la copertina grossa oppure la copertina non la stampo. Posso fare tante cose col digitale. E in questo video abbiamo mostrato che viene smaterializzata l'ultima parte materiale che rimaneva nel collezionare le informazioni dal paziente, ovvero l'impronta. Questi sono strumenti che ci tornano utile quando noi dobbiamo andare, per esempio, in futuro a fare di nuovo le impronte sul paziente. Non ci sarà più bisogno di tornare in Moldavia. Semplicemente andrai al centro di riferimento di scansione, a quel centro vieni scannerizzato e te ne vai a casa. Ok, quindi questo è un apparecchio che sostituisce l'aereo. Ok, non sostituisce ancora la chirurgia. Ok, il chirurgo, le mani del chirurgo, però per quanto riguarda la produzione degli oggetti, quindi i denti sono degli oggetti, questi che devono essere prodotti in digitale. Questi è meglio farli tutti col computer, di modo da avere poi delle copie che ci possono servire per l'assistenza. Cioè se io faccio un'automobile, la faccio in digitale, poi se ho dei pezzi che si rompono, ho la libreria di tutti i vari pezzi. L'idea me la diede l'esercito americano, che quando loro vanno in guerra mandano i soldati con le armi e le stampanti di metalli. Così se si inceppa, si rompe qualcosa, ristampano il pezzo senza dover aspettare che arrivi dalla fabbrica il pezzo da sostituire. E allora ho capito che io avevo lo stesso problema, io ho il problema della distanza. Ok, io penso a tutte queste cose perché ho magari dei problemi che altri dentisti non hanno. Però questo mi sforza a trovare delle soluzioni che già intercettano il futuro. E questo apparecchio, vi ho detto la metà della storia, o meglio, vi ho dato un indizio prima. Questo qua è un apparecchio che creerà una grossa estinzione di massa, perché come l'editoria digitale ha creato la chiusura di tante stamperie, il poter accedere a delle funzioni in maniera diretta, senza passare da intermediari, ci permette di abbattere i costi da un lato, ma crea tanta disoccupazione dall'altra. È evoluzione del mercato, non è disoccupazione. Disoccupazione è quando sei tu quello che rimane senza la sedia. Però c'è magari qualcuno che aveva capito dove andava la sedia, quello si siede. O magari era fortunato, stava vicino alla sedia e si è seduto. Ok, può capitare anche quello. Però per ovvie ragioni questo qua è un apparecchio che creerà molta disoccupazione, perché oggi come funziona? Che io faccio le impronte, se vivo che ne so a Cagliari oppure vivo a Bucarest, ok, non parliamo di Cagliari, faccio l'impronta fisica e la mando all'odontotecnico là. L'odontotecnico sviluppa l'impronta, mi manda i modellini dei denti con i suoi prezzi. Ok, a un certo punto il dentista di Bucarest dice: ma se io mi compro questo apparecchio poi posso mandare l'impronta dove voglio? E a chi la manda? A dottor Palmas la manda.
che ha i prezzi più bassi, la qualità più alta, e dice: ma chi me lo fa fare di mandare a te l'impronta fisica? Mi costa anche 20 euro l'impronta, solo il silicone. Qua invece in un minuto faccio un file e lo mando dove voglio. E cioè a quel punto solo da aspettare 7 giorni che mi arrivano i denti. Oppure fa così Palmas, che mi manda il file della bozza del libro. Io me lo stampo in studio con una stampantina da 500 euro per vedere la plastica, no? Da mutare in bocca al paziente e vedere com'è. Poi faccio le modifiche, faccio una scansione con lo scanner intraorale, gliela manda Palmas e Palmas vede tutte le modifiche da fare. E a quel punto mi arrivano solamente i denti definitivi. Che fine fanno tutti gli altri odontotecnici? Ok. Questo è dove va il futuro. Il futuro va verso la trasmissione dati, verso dati digitali, trasmissione dati, produzione delocalizzata degli oggetti, dove costano meno, ok? E soprattutto la possibilità di lavorare di più con DHL, quindi trasmettere le cose invece di avere un mercato locale. Posso avere finalmente che cosa? Una riduzione dei costi. Chiamala concorrenza sleale, chiamala. Però il mercato è sempre più piatto e sempre le nazioni sono tutte più vicine oggi. Anche le low cost, le compagnie aeree hanno creato questo problema nelle varie nazioni. Quando hanno messo insieme tutte le nazioni che hanno abbattuto le barriere, quindi le dogane, c'è stato lo stesso problema, che abbiamo avuto acqua calda che si è mischiata con acqua fredda, alcune sono rimaste ancora calde, altre sono diventate tiepide, insomma tutti questi laghetti sono stati messi in comunicazione, no? La comunità europea. E, per quanto riguarda invece l'accesso alle informazioni, la prima rivoluzione è stata internet, ovvero prima potevi avere certe informazioni, erano appannaggio solo di alcune persone, oggi con due clic hai tutte le informazioni che vuoi e quindi questo fa emergere tante possibilità. E invece prima magari chi traeva vantaggio da certe informazioni che le monetizzava, oggi insomma queste informazioni che prima vendevi chiunque le può avere gratis. Poi c'è stata dopo la rivoluzione digitale. Che cosa? La rivoluzione, delle reti, poter entrare in contatto. Prima c'è stata la digitale, dopo c'è stato internet, per esempio negli anni 90 il digitale, il computer, poi c'è stato internet che ha permesso di entrare in contatto i computer tra di loro, quindi trasmissioni dati, da noi si chiama telemedicina, e in più c'è stata già da 20 anni a questa parte, iniziata negli anni 2000, la rivoluzione robotica. Anche le stampanti, se noi parliamo di stampanti a casa per stampare i libri, parliamo di rivoluzione robotica. È un robot che scrive, non è più una persona che scrive. I denti non vengono più fatti da una persona, vengono finalizzati da una persona, ma vengono fatti da un robot. Il robot non si stanca, è preciso, non bisticcia con la robota, viene a casa a lavoro, lavora e staccanovista proprio, lavora tanto, ogni tanto si può inceppare, però se hai cura di lui riparte e lo devi solamente un po' oliare e fare un po' di manutenzione. Però il vantaggio enorme è il poter lavorare in digitale col robot, il poter fare modifiche con un click. Quindi io comprimo i tempi di produzione, ho una standardizzazione della qualità e ho la possibilità anche di fare modifiche. Prima invece era sconveniente fare modifiche, era troppo costoso. Guarda, siamo arrivati fino a qua, se devo fare modifiche mi chiedi di tornare indietro, te lo devo far pagare il doppio. Invece oggi, prima ancora di fare i denti definitivi, facciamo delle prove in mock-up, qualcuno di voi gli ha fatte le prove in bocca, ci costano 2 euro di materiale fare stampare quei denti. Ok, quindi l'unico limite che abbiamo a questo punto è solo il limite temporale, che se no finisci a fare prove infinite, l'aereo parte. Ok. Per i provvisori non facciamo tante prove, per i definitivi ne facciamo qualcuna in più. Però anche lì consci del fatto che se qualcosa non va bene, dopo 6 mesi c'è la visita di controllo, modifichiamo le cose, arcate che abbiamo rifatto, tantissime, ho modificato i denti, tanti. Però è più semplice se c'hai il libro in digitale.
Ok, modifichi un po' il testo, non devi ripartire da zero. E questa macchina qua, adesso ce ne sono poche nel mondo, ma in futuro sarà diffusissima. Quindi significa che in futuro la protesi potrà essere fatta e rifatta e anche ridelocalizzata la produzione della protesi. E la parte più importante poi è proprio questa, è la protesi. Gli impianti una volta che sono integrati nell'osso, ma la parte che lavora, che si usura, che è sottoposta a usura anche meccanica, sono le protesi, che sono materiali artificiali, non sono innervate, non sentono il caldo, il freddo. E sono fatte per consumarsi queste. Sono dei batticarne che devono lavorare 20 anni, 15 anni. È giusto pensare a rifarle, a rigenerarle, magari ogni 5 anni, a un costo ridicolo. Però per fare questo bisogna partire col digitale o digitalizzare il libro. Okay, noi partiremo con quest'anno proprio un progetto di aggiornamento di protesi analogiche, per esempio. Pazienti che abbiamo fatto da tanti anni che vogliono entrare nel progetto di digitalizzazione dell'analogico, noi utilizzeremo questo apparecchio per fare che cosa? Delle impronte, delle trasmissioni dati e andare a rigenerare quindi in territorio non nostro queste protesi che sono già in bocca del paziente, che hanno necessità di essere aggiornate, o hanno necessità di modifiche, o hanno necessità di semplicemente essere digitalizzate per una questione di sicurezza. Preferisco farmi una digitalizzazione oggi che è tutto a posto, e poi magari se tra 5 anni si rompe qualcosa, un clic e si ristampa. Un salvataggio dati, mettiamolo così, un backup, faccio dei denti che ho in bocca. E questo è un qualcosa di cui in pochi parlano. Creerà molto scontento, molti problemi. Guarda, c'è quel dentista Palmas, rompiscatole, già che fai prezzi bassi, in più va a dire a mettere in testa ai pazienti che i denti definitivi non esistono, che noi fino ad oggi abbiamo venduto i denti ai pazienti chiamandoli provvisori e definitivi, e mo dice che i definitivi non ci sono. Ok, rompe le scatole quello, fatelo stare zitto. Come faccio io a spiegare ai miei pazienti di Cagliari che gli sto mettendo in bocca dei denti che poi tra 5 anni po devono poter essere rigenerati? Io sono del parere che glielo devi dire, punto. Glielo dici, niente per sempre, le cose si usurano, specialmente nel momento in cui sono materiali artificiali e che possono essere sottoposti a usura. Anzi, ben venga l'usura, perché quando c'è l'usura significa che si sta adattando a una situazione magari dove è meglio che si adatta. Quindi è meglio avere materiali anche che si usurino, che si adattino. Voi immaginate se avevate l'auto con le ruote d'acciaio. È un po' scomoda. Senti tutto, senti. Invece le gomme sono fatte per consumarsi, poi sostituisci le gomme, non la macchina. Ok, le gomme, un click e cambio i denti con click. Questa è la rivoluzione. E quanti pazienti ci sono in Italia che hanno fatto gli impianti 20 anni fa, con i denti definitivi, che girano da 20 anni con le stesse mutande. Ok, questa è una cosa che. Questa è una questione che io ho aperto anche a livello pubblico. Ho detto: quanto è etico lasciare in bocca delle protesi avvitate in una cavità corporea piena di batteri? Questa è una domanda che lascio a voi. Okay. Io vi faccio un saluto dalla Moldavia, dal centro SOS Turismo Dentale Riabilitazioni Estreme della Bocca, dove oggi ho parlato di un qualcosa di diverso, cose che non parlano gli altri. E ora possiamo chiudere la registrazione così vi faccio vedere una cosa top secret.